Bentornati finalmente qua su Itacon.it. Dico finalmente perché sono particolarmente entusiasta di inaugurare con questo video il nuovo sfondo, la nuova teca espositiva che vi ho già fatto vedere in realtà nello scorso video, il room tour, che vi è piaciuto parecchio, mi ha fatto molto piacere. Ho ricevuto un sacco di complimenti proprio per la mia collezione, per la stanza e per le modifiche che ho fatto. Però effettivamente oggi ripartiamo con i soliti unboxing e appunto, come vedete, alle mie spalle c'è il nuovo sfondo. Ho cercato di sistemare tutto, di settare per bene le luci, ma sicuramente, conoscendomi, non sarò mai soddisfatto, quindi continuerò ad aggiustare qua e là. Insomma, voi comunque, se avete dei consigli o dei suggerimenti da darmi, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché io leggo tutto e soprattutto mi appunto tutto, poi pian piano cerco di migliorare. Quindi mi raccomando, scrivetemi, perché oltre che leggere appunto tutto quanto, mi fa anche molto molto piacere leggere i vostri feedback. Ora però basta, vogliamo subito iniziare a parlare di collezionismo. E di che cosa si parla oggi? Allora, mi è arrivato un pacco da Hasbro Italia che non mi aspettavo. È arrivato proprio oggi e, visto la giornata, mi sembrava più che giusto fare un video così a presa diretta il prima possibile, così da mostrarvelo. Parliamo dell'occhio di Agamotto, la replica ufficiale appunto di Hasbro, che andiamo a spacchettare in occasione dell'uscita del nuovo film Doctor Strange nel multiverso della follia. Questa è una replica di cui vi abbiamo già parlato su Itacon, ma non mi aspettavo davvero di riceverla e sono entusiasta perché secondo me è un prodotto veramente veramente interessante. Voglio spacchettarlo subito insieme a voi. Allora, ecco qua la scatola, vi faccio vedere un po' tutti i lati come sempre. Allora, qua ovviamente si va a scoprire fin da subito che ci sono delle luci, è elettronico. Ah, vediamo. Ecco qui tutte le istruzioni anche per andare a montare lo stand dell'occhio di Agamotto, ma anche per andare a mettere le batterie. Box in cartoncino. Eccolo. Bah, che figata. Ma che c'è, la caramella dentro? Bello comunque, bello. Cioè, il laccio me lo vado a piazzare subito, guarda. Fighissimo. Ok, finiamo di prendere tutti i pezzi, poi do una sistemata e mettiamo anche le batterie perché sono curiosissimo. Ecco, c'è l'altro pezzo sempre per lo stand. Questa è la base praticamente. Ok, naturalmente bisogna aprire il vano dietro con il cacciavite. Ok, questo è l'interno, così ve lo faccio vedere. Allora, ci vanno due pile di queste qua. Insomma, sono queste piccoline qua, no? Poi, vediamo un attimo lo stand. Ok, un po' di pressione e si piazza. Oh, figo però, fa la sua scena, devo dire. Ok, giustamente se clicco non c'è la gemma dell'infinito, non funziona. Immagino sia normale. Che la gemma, vedete, è fatta in questo modo. Quindi davanti chiaramente è proprio una pietra. Mentre dietro abbiamo i pezzettini, vedete, per fare il contatto, che vanno ad agganciarsi esattamente lì dentro. Ah, ok, si attacca proprio, si incastra con un click. A questo punto proviamolo. Si deve accendere forse? Non ho mica capito come funziona questa cosa. Lo devo girare? Ah, ho capito! Bisogna girarlo, ragazzi. Ok. Adesso dovrebbe funzionare. Vediamo. No, vabbè. Ma è bellissimo. Praticamente dovete chiuderlo a mano, vedete? Così. E si chiude proprio il talismano, vedete? Si chiude. Poi se cliccate, ve lo rifaccio vedere. Ma che bello è, bellissimo, veramente figo, ammazza, cioè la luce è molto forte tra l'altro. Allora, la cosa figa è che, ok, si apre, ma in più dietro, vedete, c'è questo tasto che se premete vi permette di togliere la gemma dell'infinito, ok? E la figata è che rimane accesa, immagino per un po', dopo un po' si spegnerà. Sono curioso di vedere quanto rimane accesa a sto punto.
Il laccio si può staccare, così potete attaccarvelo anche meglio. Comunque per me questo è ottimo anche per chi fa cosplay, assolutamente. Molto bene, anche la colorazione mi sembra comunque ben fatta, vedete? Cioè sembra davvero una reliquia. Ci sono tutte le incisioni, guardate. Vedete? Anche qui ai lati, vedete? È fatto molto bene secondo me. Guardate, il laccio è fatto veramente bene. Vedete, qui è tutto intrecciato. In più ci sono anche questi fili qui. Filo dorato, poi tutte le fasce nere. Oh, intanto la gemma è rimasta ancora accesa. Pazzesco. Ok, figo. Allora, proviamolo a mettere anche sullo stand espositivo. E guardate che bomba esposto così. Cioè, proprio potentissimo, eh. Veramente figo. No, così è proprio bellissimo, soprattutto mi viene da pensare che starebbe benissimo con delle action figure di Doctor Strange o magari un poster, non so, insomma, diciamo che è un ottimo oggetto, nemmeno troppo ingombrante proprio per la natura del talismano in sé, che non è gigante, però ricordiamo che è a grandezza naturale, quindi è una replica ufficiale di Hasbro su licenza appunto Marvel, quindi roba totalmente da collezione e ufficiale, e metterlo comunque esposto insieme ad altri oggetti, anche per esempio un cofanetto Blu-ray, non lo so, insomma, avere al fianco questo talismano il Dottor Strange, secondo me è veramente veramente figo. Bello, devo dire, un'altra ennesima replica Hasbro che colpisce nel segno, anche perché comunque abbiamo a che fare con un oggetto davvero molto iconico e sono sicuro che gli appassionati Marvel non vorranno lasciarselo sfuggire. Nonostante sia tutto in plastica, quello che mi ha colpito sono proprio le finiture, la colorazione, perché sembra davvero un oggetto molto molto antico, vedete? Poi con il fatto che ci sono le batterie dentro, secondo me pesa anche il giusto, quindi è abbastanza credibile. Il movimento poi dà proprio il valore aggiunto assoluto a tutto quanto. Anche perché, vedete, è fatto proprio proprio bene. Guardate come si apre anche lo stesso occhio all'interno. Dai, è fatto veramente veramente bene. Brava Hasbro, complimenti. L'aggiunta poi dello stand espositivo è una chicca non da poco, proprio perché vi permetterà di appoggiarlo così in collezione. Secondo me è veramente un valore aggiunto. Questo prodotto rientra nella linea di repliche Marvel Legends. Ovviamente abbiamo un sacco di prodotti come lo scudo di Capitan America o il guanto di Thanos. Ce ne sono veramente tante di repliche. Io ovviamente, come sempre, vi lascio qui sotto in descrizione alcuni link che possono interessarvi per andare a acquistare questo tipo di prodotti. Ringrazio tantissimo Hasbro per avermelo mandato. Spero che anche a voi sia piaciuto questo video, questo prodotto. Anzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. In più, fatemi sapere che cosa vi aspettate dal prossimo film Marvel Doctor Strange nel multiverso della follia, che esce ufficialmente nelle sale oggi. Io sono carichissimo, anche perché il regista è Sam Raimi, io lo adoro, lui è un maestro dell'horror, un grande regista, e in più è l'autore della storica prima trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire. Mi raccomando, in questi giorni nessuno spoiler, perché sono sicuro che il film in questione riserverà molte sorprese, non vedo l'ora di vederlo, e mi raccomando, approfittatene, perché secondo me, se il film è, come credo, un ottimo film, questo occhio di Agamotto sicuramente andrà a ruba, sarà anche molto più difficile da ritrovare, quindi approfittatene ora che siete in tempo. Grazie per aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao da Amaka. Ah, beh, definitivo.